Abbiamo lavorato tanto per questo evento, ma in generale per questi eventi si lavora tanto perché poi è bello poterseli godere, è bello poter arrivare lì e sapere di essere pronti per fare il meglio che si può, dare tutto e poi vedere anche un po' come va, perché ci sono mille fattori dentro questi eventi che fanno la differenza. Ed è giusto che questi fattori poi emergano, non solo il saper far canestro, ma il saper tenere la partita, il saper gestire la pressione, il saper essere lucidi. E tutto il lavoro che si fa è per arrivare lì e riuscire a far emergere le proprie qualità. That we have prepared, okay? We start from our things and then we go to what we have to do against them. If they keep covering these kind of passes, we get in trouble because we start being anxious because we cannot enter our place, okay? So we need to be tough in the first spot. Okay, this is the point we want to start. So our journey starts today. We don't have pressure. We don't need to feel pressure because these games are important only for the final grid, but we already know that we are going to play tougher and tougher games. So no pressure, do our things, keep calm, and you will see that we will be there. Palleggio adesso il tiro, vai Lollo, giù e su, spingi, tieni, vai. Passaggio tiro o uno contro uno per chiudere, ok? La prima azione. Tantissima, tantissima pazienza se serve. Il pallone, soprattutto quando lo recuperiamo, deve essere un oggetto sacro. Cura di quel pallone. Non buttiamolo nel cesso tutte le volte, specialmente dopo super difese. Forza! Bravissimi i primi 18 secondi dell'azione in difesa. Quando mancano 6 secondi, caratteristiche individuali. Le caratteristiche individuali. Sono tutti dentro l'aria, cioè il tuo lo stai battendo sempre, ma sono tutti dentro l'aria, non hai mai fermato i piedi. Insieme, insieme. Di là. I'm out. We are dribbling again. We are dribbling again. We are starting to play again against a team that wants us to go dribbling and we go dribbling. I can see no passes, I can see no spacing, I can see no cuts, nothing,
no screens, nothing, only one-on-one. You enter the court 1 minute ago, first idea, go one-on-one. One-on-one. Dove, one-on-one, tutto dal palleggio. Eravamo a 15-6 minuti fa. We made 3 points in 5 minutes. 3 points in 5 minutes. There are different ways we play, and this is something very strange because they are playing the same way from the minute number one until the minute number 20. We play one game for 4 minutes and then we switch to another way of playing. No one of you is using stops. Nessuno fa un arresto di potenza. Menano, lo sappiamo, invece di fare un terzo tempo lanciando il pallone, faccio un palleggio in più, fermo sui piedi e vado su. Perché ogni volta che l'abbiamo fatto, i primi 4 minuti, è venuto canestro, canestro e fallo, fallo. And you are misunderstanding the concept of being strong, of being tough. For you, being tough is something like this. This is not playing basketball. This is another way, this is another sport. If you want to be tough, you need to put your body. Your arms have to be like this, and you cannot punch people. You cannot punch them. You cannot smack them. You cannot do it. But you can put your body. Mettete il corpo e contestate i tiri. Mettete il corpo e contestate i tiri. Senza sprecare falli. E soprattutto, quando la difesa è onesta, non si spreca. Se la difesa è onesta, si continua a mettere il corpo. Non si va lì per, non lo so, per frustrazione si tira un colpo. Non si fa, in queste partite non si fa. Piano, piano ci rimettiamo. No, salvatori della, della patria. Piano, piano. For 3 points. If they score 2, just go for a basket. Okay? Forza!
Ce la siamo goduta. Ce la siamo goduta fino in fondo. Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile. Onore ai nostri avversari. È stato bello poter arrivare fino all'ultimo possesso lì, vivi. Una partita contro? Contro San Mauro. Che è un avversario che avevamo già incontrato altre volte in campionato, conoscevamo i loro punti di forza e sapevamo anche di dover ritrovare le energie mentali per gestire la prima vera sconfitta importante dell'anno, che era venuta il giorno prima. Sapevamo di dover mettere in campo qualcosa di diverso, perché la tenuta fisica non era la stessa, la serenità non era uguale. Arrivavamo comunque da una serata, una notte complicata e avremmo dovuto affrontare un avversario che avrebbe avuto molte motivazioni. Ok, we're back talking about San Mauro, okay? This has to be the key of using our energies in the best way possible, which is, since we have shown yesterday once again that we are a very good defensive team, we need to make more easy baskets. I don't know how you feel. Yesterday we were disappointed about the loss, but for you, not for us, because we were like one small step far from the victory. And so I think that we could have deserved that win. So I don't know how you feel. Keep doing our things is the only way to put respect on what we have done until now. So make the best game possible right now, and then we are going to work for 2 weeks to prepare for the next phase. But no regrets, no like misunderstanding, no laziness. Just keep playing our things, okay? Siamo stati bravi all'inizio a gestire il ritmo dei primi possessi, andando da alcuni dei nostri giocatori più importanti che sono riusciti a mettersi in ritmo. Ma non abbiamo mai avuto la sensazione di riuscire a staccare veramente l'avversario come abbiamo fatto altre volte. A metà partita, andando negli spogliatoi, ho avuto la sensazione netta di dover ricordare ai ragazzi come eravamo finiti lì in quel palazzetto a giocare quelle partite. Mettete due piedi a terra e se c'è bisogno di non tirare, andiamo dentro, li facciamo chiudere, la buttiamo fuori e ricominciamo. Non che arrivati lì, le reverse, tira finta, lancio. Ma che cazzo è? Choreographies are to me, my responsibility. You don't have to think on the court. You have to put your body every fucking play. Offense and defense. Put the body. Quella cazzo di palla conta. Quella palla conta perché quando nelle partite si è a 28 e non a 51, a 28, ogni pallone conta. We go on the court and we need to put respect to what we have done until today, because this is not why we are playing. This is not why we are playing. We are playing to use 4 months of work and take the respect we need. But you need to take the respect, not the name you have on the shirt. We do our things, you do yours. Put your fucking body. Yeah! 1, 2, 3. Alla lunga, nel corso della partita, abbiamo fatto molta fatica a contenere i loro giocatori migliori che nelle altre occasioni invece avevamo tenuto a bada. È evidente che nel finale ci sia stata una differenza di motivazione a venire fuori. Non siamo stati sufficientemente cinici e freddi nel capire cosa non stava andando e chiuderla mettendo a posto le cose, mentre i nostri avversari sono stati bravissimi a tenerci sempre lì sul filo del rasoio, a non farsi mai staccare,
a rimanere costantemente in gara da un punto di vista mentale. E di nuovo per la seconda partita gli episodi, le occasioni degli ultimi possessi hanno poi fatto la differenza. Questa esperienza ci ha dimostrato che finché non sbatti il naso, non puoi capire veramente quanto serva perdere. Abbiamo fatto un campionato super fino a questo momento, abbiamo avuto pochissime difficoltà e le poche che abbiamo avuto le abbiamo gestite benissimo. E allora com'è possibile che si arriva alla fine di un evento di due giorni così non delusi ma scoraggiati dal risultato? Secondo me perché probabilmente nel corso del cammino si è fatta troppa poca fatica a superare le difficoltà. E invece secondo me è questo il punto di partenza. Aver trovato delle squadre, dei giocatori, delle situazioni che ci hanno saputo mettere in difficoltà, non solo da un punto di vista tecnico, ma da un punto di vista motivazionale, di gestione della pressione, della lucidità. E col senno del poi, io in quanto allenatore di questa squadra, ma noi staff tutto insieme coeso, possiamo solo che essere soddisfatti di aver perso queste due partite. Perché passi dalla rabbia, passi dal disappunto, passi dallo sgomento di non essere riusciti a fare quella cosa in più quando poteva costare, no? Il punto decisivo per la partita, ma poi ti dici, se sei lì a rischiare di perdere sempre o se sei lì a credere che manca qualcosa, allora forse è meglio cadere, ma cadere in un bel fosso e dover poi trovare le energie mentali, attitudinali, la voglia, la passione, il sacrificio, la dedizione di ricominciare a scalare e poi da quel punto sapere che giù non ci vuoi tornare. E forse è solo questo il modo vero per potersi preparare agli eventi più belli, che sono poi quelli di fine anno.